Abbiamo adesso un secondo ospite ed è il nostro ospite d'onore, l'ospite più importante della cerimonia di laurea. Ogni volta invitiamo un rappresentante della cultura, della scienza, della letteratura, del teatro, della musica che parli ai nostri studenti. Questa volta abbiamo una donna, e anche questo è molto importante, e abbiamo un rappresentante della scienza, forse è la prima volta che abbiamo uno scienziato che parla alla cerimonia di laurea. È una scienziata molto, molto famosa, molto conosciuta in Italia per i risultati delle sue ricerche nel campo della virologia, il nostro più grande esperto di virus, ma è anche una persona che sa parlare in modo estremamente interessante a tutti quanti, traducendo quello che è la sua competenza e la sua conoscenza in modo che possa trasferirsi facilmente anche a quelli che non sono degli esperti della materia, come ha fatto tra l'altro nel suo ultimo libro che vi invito a leggere. Ha un curriculum scientifico davvero straordinario, ha ricevuto premi internazionali importanti per le sue ricerche nel campo della virologia e i giornali di tutto il mondo ne hanno parlato più volte. Per quello oggi è davvero un grandissimo onore avere con noi Ilaria Capua. Buongiorno ragazzi, guardate c'è anche il sole, ma facciamo un applauso al sole, guardate che poteva andare malissimo oggi. Allora, io sono una virologa, sono una scienziata e però oggi vi parlerò di tutt'altro, vi parlerò un po' dell'Italia, ma vi parlerò soprattutto di voi e del vostro futuro. Non ho intenzione di parlarvi di virus, ma di qualcosa che si comporta a volte come un virus, ma che è peggio, è molto peggio. E vi parlerò di una parola che voi ragazzi dovete imparare a riconoscere e soprattutto ad usare, perché ne va del vostro futuro. Non è una parola di cui si sente parlare spesso, ma è piena di significato e soprattutto di conseguenze. Allora, l'Italia è un paese conservatore, è ingessato, si nutre e giace nell'immobilismo, per cui voi che siete seduti dietro ricevete continuamente dei no. No, 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 non si può fare, non si fa, non si dice, non si parte e soprattutto non si osa. Però ragazzi, voi ormai siete grandi e dovete imparare a dire i vostri no. Però di questo ne parleremo dopo. Prima di fare questo, dovete imparare a riconoscere i no. I no più pericolosi, che sono quelli che potrebbero danneggiare la vostra vita professionale e personale in modo irreparabile. Siccome io di no ne ho presi tanti, ma veramente tanti, e sono un po' un'esperta in questo, e sono anche scienziata, quindi le classificazioni mi vengono bene, ho deciso di facilitarvi il lavoro e di classificarli per voi. Il primo no di cui vi parlerò è il no ondulante. Il no ondulante è così. No, me lo rifate? No, il no ondulante indica sorpresa e ha anche una punta di invidia.
si associa ai mille motivi per cui non bisogna fare una certa cosa e ha incistato in sé il messaggio: ma chi te lo fa fare? Per esempio, sai caro, vorrei andare in India con la mia migliore amica. No? E perché? Perché in India ti prendi le malattie, è pericoloso, fa troppo caldo, ti derubano e poi secondo me con la tua migliore amica ci litighi pure. Il secondo è pericolosissimo ed è il no supponente. No, no, no. Include il concetto io ne so più di te. Indica prepotenza. È tipica delle figure intermedie un po' frustrate e di solito si associa alla frase tu non hai capito. Sai Mario, vorrei fare il biennio in un'altra facoltà. No, no, no. Ma perché no? Vorrei conoscere gente nuova, un ambiente diverso, cambiare aria. No, no, no. Tu non hai capito. Se te ne vai, poi non torni più. Il terzo no è il no destabilizzante. Nah. È un no belante che indica sfottimento e presa in giro. Incredulità. Di solito si associa a un'inclinazione della testa di 45 gradi. Nah. Ed è tipico dei fratelli più grandi che non ti prendono mai sul serio. Avrei deciso di andare 4 mesi in Africa a fare volontariato con una onlus. Sai, mi aprirebbe la testa e potrei veramente capire tante cose. Nah. Ma perché? Sarebbe importante per me, anche per conoscere, per crescere. Nah. Tanto non lo farai mai. Poi c'è il no affettivo, il no che ti colpisce al cuore e ti fa partire un'onda di sensi di colpa. No, me lo rifate? No, questo è il no decrescente, indica delusione ed è tipico delle mamme. Mamma, stasera vorrei andare al cinema. No, ma dai, c'è La grande bellezza, è un film che racconta dell'Italia di oggi, delle sue contraddizioni, è pure candidato all'Oscar. No, perché non ci prendiamo un DVD qualunque e ce lo vediamo insieme sul divano? Il penultimo no è il più duro, il più secco. Ma no! È un no scocciato, rabbioso, insofferente. Indica poco spazio di manovra ed è tipico di chi proprio non se l'aspettava. Professore, vorrei andare a fare la tesi di laurea all'estero. Ma no! Ma perché, professore? Mi permetterebbe di imparare meglio una lingua, di imparare altri metodi di lavoro. E il professore? Ma no! Qui hai un sacco di cose da fare, devi finire la tua ricerca di dati, non se ne parla proprio. L'ultimo è il no viscido. Eh no, eh. È un no frustrato di chi è lasciato fuori e vorrebbe recuperare il suo spazio e rifiuta il lavoro, rifiuta il nuovo. Scusi capo, avrei deciso di cambiare metodo di lavoro.
No. Ma potremmo velocizzare, potremmo rendere più efficiente, snellire, semplificare. No. E con tutto il sistema vecchio cosa ci facciamo? Siccome mi voglio dare un po' di arie, l'altro giorno ho partecipato a una conferenza alla quale c'era il professor Umberto Curi, che è un filosofo, e abbiamo parlato un po' di diventare grandi, di diventare adulti, di imparare a dire no. E mi ha fatto scoprire uno scritto di Kant, di cui adesso vi voglio leggere dei brani molto brevi. Lo sapevo, l'ho fatta apposta! Oh, ma allora siete intelligenti! Ma guarda! Sapere aude, abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza, anche per dire no. Questo è il motto dell'illuminismo. E adesso ascoltate breve, guardate breve, perché figurati se vi... La pigrizia e la viltà sono le cause per cui tanta parte degli uomini rimangono volentieri minorenni per l'intera vita e per cui riesce tanto facile agli altri erigersi al loro tutori. Quindi ragazzi, dice Kant, non lo dico io, il pubblico uso della propria ragione deve essere libero, libero in ogni tempo. Adesso però ho bisogno di voi. Tutte queste no sono delle testimonianze di resistenza al cambiamento. Ma il futuro è vostro e dovete prendervelo, anche imparando a dire i vostri no. E siccome bisogna reagire, e ragazzi, nessuno vi regala niente, io adesso voglio sentire voi, voglio sentire la vostra voce forte e chiara. Adesso vi faccio delle domande e voglio la vostra risposta. Avete 3 secondi per rispondere. Le prime sono facili e sono domande di riscaldamento, poi sono un po' più complicate. Ci siete? Domanda numero 1. Oggi nevica. Domanda numero 2. Siamo a Firenze. Domanda numero 3. Siete dei fannulloni. Domanda numero 4. Seguire la propria passione è inutile. Impegnarsi per un futuro migliore è una perdita di tempo. Qui non si può cambiare niente. Tu non diventerai mai direttore generale. Ve lo ripeto, tu non diventerai mai direttore generale. Vi è piaciuta la mia declinazione dei no? Mannaggia, pensavo diceste no, così io sapete cosa vi rispondevo? E no! Allora chiudo, ho finito. Ho finito, ragazzi. Chiudo urlandovi,
urlandovi che il motore del cambiamento dovete essere voi e che le consuetudini del passato, per molti versi, non sono attuali per una classe dirigente competitiva che deve agire nel mondo globalizzato. Vi voglio urlare che dovete ragionare fuori dagli schemi, imparando a riconoscere i no che vi castrano e usando con forza i no, i vostri no, che liberano energia e che vi permetteranno di essere dei professionisti di successo. Perché solo così noi tutti, tutta questa piazza, potrà sperare in un'Italia con la I maiuscola. Grazie ragazzi. Adesso bacio il rettore, perché io ogni volta che lo vedo lo bacio. Ringraziamo Ilaria Capua, devo dire che tra le tante lezioni che hanno animato questa piazza, questa è stata sicuramente una delle più avvincenti. E allora ne approfitto anche per ricordarvi qual è il suo ultimo libro, I virus non aspettano, è un bellissimo e divertente libro che potreste anche leggere.